Il 2023 è stato un anno molto complicato per il tessuto imprenditoriale pesarese, che con oltre 500 imprese artigiane cessate ha pagato il prezzo più caro a livello regionale di una situazione difficile dovuta ad un contesto generale su cui pesa la situazione internazionale, l'elevato costo della vita, il calo consumi e le conseguenze di fenomeni atmosferici estremi. Un 2023 complesso che eredita anni complessi in cui il sistema economico comunque ha reagito, sta lavorando, cercando di portare propositività. Sicuramente l'occasione di Pesaro, capitale della cultura, è una grande opportunità per rendere ancora più vivace e attrattivo il nostro territorio. Le nostre imprese sicuramente ne avranno benefici e anche noi come Confartigianato, partner della capitale della cultura, lavoriamo. Nella provincia di Pesaro Urbino si registra un tasso di crescita negativo delle imprese artigiane, a soffrire di più il settore della costruzione dei servizi. Segnali positivi invece arrivano dal tasso di occupazione stimato in crescita e dall'export. L'andamento ad oggi vede l'edilizia in difficoltà rispetto al trend market, un settore economico abbastanza comunque in difficoltà, però ci sono lati positivi sul dato occupazionale e questo ci fa ben sperare anche nelle percentuali, anche in prospettiva per quello che riguarda l'internazionalizzazione. La provincia di Pesaro e Urbino è una provincia viva da questo punto di vista e quindi dobbiamo essere ottimisti. In questa situazione Confartigianato ha raddoppiato lo sforzo e guardato avanti con fiducia per essere vicina alle imprese e alle persone. A Pesaro infatti è stata inaugurata la nuova sede come atto conclusivo di una lunga riorganizzazione. Inoltre nel corso della conferenza di fine anno è stato presentato Riccardo Giuliani, il nuovo referente di Confartigianato per Pesaro e per tutta la provincia. Giuliani ha ricordato l'importanza di fare rete e mettersi a disposizione del territorio. E a disposizione del territorio attraverso tutte le attività che già svolgiamo, incrementarle e fare rete, ecco, riprendo le parole che ho detto in conferenza, con le altre associazioni, perché solo facendo rete si dà un servizio, l'appoggio, cioè quello per cui nasciamo, ovvero l'essere vicini alle imprese e alle persone dell'impresa.